per le campagne. Buongiorno, siamo con Francesco Fornavaio, pilota di acrobazia, e quindi subito da lei vogliamo sapere che differenza c'è tra le acrobazie che fa lei con il suo aereo e le acrobazie delle frecce tricolori. Buongiorno a tutti intanto. Vabbè, l'acrobazia delle frecce tricolori è un'acrobazia in formazione e quindi molto più tecnica, e perché volano 10 aeroplani tutti insieme, con la complicazione del caso, molto vicini a loro. La mia acrobazia è un'acrobazia da pilota sportivo, quindi è molto tecnica, di manovre però, congiunzione di manovre singole, e quindi però da solo, e quindi non mi devo occupare di tenere alla larga i miei colleghi di volo, questo è. Però diciamo hanno tutte e due aspetti molto complicati, che sono frutto comunque di allenamento continuo. Sicuramente vi accomuna la passione per il volo, questo è indubbio. Assolutamente, senza passione non si possono fare questi sacrifici, perché si vola in condizioni veramente di stress fisico notevoli, meno 8, meno 7, più 9, più 10, più 8, insomma. G. Da lei invece vogliamo sapere ora le caratteristiche del velivolo che lei pilota. Questo qui è un aeroplano costruito in carbonio e acciaio, fatto apposta per questo tipo di acrobazia, che sopporta sollecitazioni di più 10 e meno 10 G. Da quanto tempo vola e si esibisce in questo particolare tipo di volo acrobatico sportivo? Da 20 anni, da 20 anni, sì. Dove possiamo vederla, oltre che oggi qua a Venegono? La prossima esibizione sarà Jesolo Air Show, che è un grandissimo air show dove partecipa ovviamente l'aeronautica, le frecce tricolori, e quest'anno ci saranno ospiti il Breitling Jet Team, Breitling Wing Walkers, io che volo per Breitling, e i Thunderbirds americani per la prima volta negli ultimi anni in Europa.